Marina Vittone è la prima a rompere l'indugi e a confermare una sua candidatura in questa nuova tornata elettorale. Che cosa la spinge? Sì, intanto sono molto onorata di essere stata nuovamente proposta alla guida della lista civica Rivarolo Sostenibile. È un percorso iniziato 5 anni fa con un gruppo di lavoro molto attivo, coeso, che ci ha permesso di lavorare molto a tutte le tematiche amministrative, in tutti i settori di programmazione dell'attività comunale, commercio, sport, associazionismo, edilizia, manutenzioni. Credo che il fatto di aver acquisito conoscenze ed esperienze in questi anni abbia molto rafforzato anche la nostra convinzione di riproporre alla città di Rivarolo il nostro progetto politico, che quindi verrà presentato di qui a breve, ancora con un programma che si sta costruendo con i cittadini. Sarà un programma partecipato, abbiamo già iniziato a calendarizzare tutta una serie di incontri con le associazioni, con i cittadini e sicuramente siamo intenzionati ad ascoltare e costruire con i nostri concittadini il programma per i prossimi 5 anni. Avremo in squadra persone che porteranno un'esperienza dal punto di vista professionale e lavorativo, cittadini di Rivarolo che vivono tutti i giorni nella nostra città, perché qui hanno le attività lavorative, qui hanno investito e creduto nel nostro territorio, e per questo io sono convinta che la nostra proposta per i prossimi 5 anni potrà essere competitiva e credibile. Speriamo di essere premiati. La nostra città ha delle potenzialità enormi, assolutamente non sfruttate, soprattutto dal punto di vista turistico.